abbiamo portato avanti un risanamento, o meglio ancora, un equilibrio di bilancio. Il problema del disavanzo c'è stato sempre, anche negli anni precedenti, anche quando governava la minoranza attuale, e poi si è arrivato sempre, come ogni anno, mettendo i fondi della GSA, della gestione accentrata della sanità, e soprattutto mettendo altri fondi che noi avevamo a disposizione, abbiamo portato avanti sempre l'equilibrio. L'assessore regionale Nicoletta Verì rivendica la bontà del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale per la copertura del disavanzo del servizio sanitario, circa 68 milioni, quale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023. Il documento presentato a Roma al tavolo di monitoraggio ministeriale ha incassato il parere favorevole. Ora però bisogna compiere un altro passo importante, ovvero la razionalizzazione delle spese delle 4 ASL. Che porta a un'ottimizzazione delle risorse, perché personale c'è, vuol dire che non sarà, tengo a specificarlo, non ci sarà nessun blocco del turnover, ma ci sarà un personale che sarà assunto a seconda una programmazione che le varie ALS metteranno avanti. Sostituiremo sempre il personale in quiescenza e soprattutto porteremo avanti dei processi organizzativi, così come stiamo stabilendo col nuovo programma operativo 2024-2026. Quindi assolutamente non tasse, non commissariamento, e soprattutto voglio precisare che non abbiamo toccato il TFR dei dipendenti della regione. Una regione, l'Abruzzo, che spende per la sanità 2,7 miliardi, ovvero l'80% del bilancio regionale. Una cifra enorme che va spiegata non soltanto con l'aumento generale dei costi, ancora l'assessore. Oggi ci sarà quella che può essere una attenta valutazione anche da parte dei direttori per avere una gestione più monitorata, più controllata. Ci sono alcune voci, come quelle dei beni e servizi, che possono senz'altro essere modificate.